Ben ritrovati, il mondo economico e imprenditoriale si interroga su come e quando soprattutto dare il via alla cosiddetta fase 2 e chiaramente si aspetta che in qualche modo l'emergenza sanitaria possa attenuarsi per riprendere l'attività lavorativa in piena sicurezza. Tanti problemi sul tappeto per il mondo imprenditoriale, di questo parleremo oggi con il presidente di Confesercenti di Campania e Molise, Vincenzo Schiavo, che è collegato con noi naturalmente via Skype. Ben ritrovato Presidente, grazie per la sua disponibilità. Allora, intanto le chiedo subito un giudizio rispetto alle misure varate dal governo a sostegno appunto del mondo dell'impresa. Voi chiedevate da subito fondi per attività commerciali e cassa integrazione naturalmente per i lavoratori. Davvero non è arrivato ancora nulla? Che cosa dice? Troppo sulla carta tutto quello che lei ha raccontato c'è. In realtà né i lavoratori hanno ricevuto ancora la disoccupazione, né gli imprenditori hanno visto ancora un euro, perché non ci sono ancora, come dire, non c'è ancora la possibilità di ottenere quello che fino ad oggi sono stati per noi soltanto dei proclami, in quanto le imprese hanno grande difficoltà e non riescono a sostenere quelle che erano le spese che loro avevano, perché tanti imprenditori dalla sera alla mattina gli abbiamo detto per decreto legge rimanete a casa perché c'è un problema di emergenza sanitario. Gli imprenditori hanno ascoltato e con diligenza sono rimasti a casa. Ci aspettavamo che ci fosse un governo che facesse quello che hanno fatto gli altri governi, che hanno messo nelle mani degli imprenditori la sopravvivenza, quindi gli hanno dato almeno i soldi per sopravvivere a casa e poi gli hanno detto anche qui ci sono i soldi per riattivare le vostre imprese, per rispondere alle prime necessità. Imprenditori che avevano le scadenze, assegni cambiali, RID e quant'altro, purtroppo li abbiamo buttati in quello che è nell'oceano dei dispersi, perché sono imprenditori che nonostante la tragedia di non lavorare in questo momento si sono trovati anche con segnalazioni in CAI, che vuol dire cattivo pagatore nel mondo bancario, o segnalazioni in CRIF perché non hanno pagato i loro RID, le loro cambiali o tutto quello che avevano, si erano impegnati a pagare, ma purtroppo non essendoci economie non potevano che non pagare. Ecco, per quanto riguarda invece l'impegno e il ruolo della Regione Campania, il governatore De Luca ha messo sul tavolo 900 milioni appunto per ridare vita all'attività imprenditoriale. Come giudicate questo piano economico e sociale messo sul tavolo appunto dal governo di Palazzo Santa Lucia? Allora, imponente anche questo, come dire, 900 milioni non li ha messi nemmeno lo Stato per aiutare i comuni, ci ricordiamo che ne ha messi 400 e passa. Il governatore De Luca è stato bravo a trovare disponibilità per 900 milioni, ma abbiamo chiesto al governatore De Luca di non fare la stessa trafila del governo centrale. Facciamo in modo che questi non siano proclami, facciamo in modo che questo i soldi possano arrivare in tasca agli imprenditori quando prima possibile. Oggi dovrebbe essere lo start delle attività, quindi dove dovremmo capire sui siti della regione in che misura gli imprenditori possono prendere i 2.000-1.500, una tantum quelli al di sotto i 35.000, come tutti possono ottenere un piccolo rimborso spesa, come gli imprenditori del mondo del turismo possono accedere al fondo per sostenere le loro imprese, quali sono i fondi che ci permettono di riattivare le nostre imprese. Insomma, come dire, è stato coraggioso e imponente il decreto legge. 900 milioni non sono pochi, stiamo discutendo per la seconda fase, per la fase di ripartenza delle imprese, perché lì è necessario che gli imprenditori abbiano risorse economiche vere, ossia vuol dire che abbiano dei fondi che gli consentano di poter attingere per mettere in moto le loro attività. Mettere in moto le loro attività vuol dire rispondere a quello che abbiamo alle spalle. E allo stato attuale ci sono molti imprenditori che non hanno pagato i loro fornitori e al momento che si riapre ci saranno pochi fornitori disposti a garantire agli imprenditori nuova merce. Quindi è necessario sedersi a tavola
e avere una visione di sviluppo e di garanzie che consenta all'imprenditore di garantire il fornitore di ridare speranza un'altra volta all'imprenditore, perché prima l'imprenditore viveva di una cosa certa, che era il suo mercato. Il mercato oggi non c'è più. Per decreto legge stanno tutti a casa, stanno tutti senza soldi. Sarà un po' difficile che riparta l'economia come stavamo il 9 marzo o qualche giorno prima. Ecco, intanto Presidente, come avviare la riapertura delle attività? Ci si interroga sui tempi, chiaramente, della cosiddetta fase 2, perché le imprese dovranno adeguarsi alle nuove esigenze, anche alle nuove normative. Penso in particolare al settore del turismo, sarà particolarmente complicato garantire la massima sicurezza anche per gli utenti, i cosiddetti vacanzieri. Sarà, allora, il turismo è la parte economica del nostro paese che soffrirà di più, perché le regole del mondo del turismo, che come dire, di prassi è aggregatore di persone, tante persone insieme in luoghi dove godono di servizi, di gastronomia, di bellezza, dovremmo avere delle nuove regole, dovremmo rispettare gli spazi diversi, saremmo costretti a ridurre la capacità di spazi e di soggiorni per tutti, quindi il ristorante che ha 100 posti purtroppo ne dovrà mettere 50, l'albergo che ha 100 camere ne potrà probabilmente noleggiare, fittare solo a metà. Quindi dovremmo prepararci a una visione diversa, a business plan completamente diversi, a costi completamente diversi. Quindi dovremmo affrontare qualcosa assolutamente di nuovo. È un mondo che sta soffrendo tantissimo, è un mondo che dà economia alla nostra regione, ai nostri territori, alle nostre province in maniera forte, in maniera sostanziale. Quindi noi dobbiamo fare grande attenzione perché questo mondo del turismo possa ripartire, perché quando riparte il mondo del turismo, riparte il commercio, ripartono i servizi e ripartono tutte quelle filiere che in maniera trasversale vengono colte dal mondo del turismo. Ecco Presidente, c'è un altro settore che sta pagando un prezzo molto alto di questa crisi da coronavirus, e mi riferisco alla ristorazione, al settore delle pizzerie. Qui in Campania, la Regione ha negato la possibilità dell'asporto, c'è questo scontro appunto con i commercianti. Si potrebbe fare qualcosa di più, insomma, si può accelerare la ripresa in questo settore? Che cosa dice? Come prima ho detto, abbiamo, come dire, veramente apprezzato lo sforzo imponente dell'onorevole De Luca per i 900 milioni di euro nella regione Campania. Qui le dico che non siamo assolutamente d'accordo quando concerne l'asporto. Io ritengo che l'asporto sia una grande risorsa, cioè il food è una grande risorsa del nostro territorio. Allora, se si può e se dobbiamo alzare le difese di coloro che lavorano nella ristorazione, nelle pizzerie, per il cibo da asporto e avere il massimo controllo per le persone che portano il cibo a casa, secondo me è un indotto che dovremmo far partire. Se abbiamo il massimo rigore, il massimo controllo su queste attività, sono attività che metterebbero in moto milioni e milioni di euro, perché le uniche cose che in questo momento i cittadini possono fare è mangiare, pranzare a casa loro. Quindi, se noi aprissimo anche quest'altra piccola possibilità, ci potremmo trovare con economie che si iniziano a muovere. Perché l'asporto in tutte le regioni d'Italia viene effettuato e se viene effettuato con criteri e con diligenza potrebbe non essere rischioso. Io comprendo le paure del governatore De Luca, ma credo che questo sia veramente eccessivo e credo che si possa aprire almeno l'asporto. Senta Presidente, ci siamo lasciati alle spalle le festività pasquali, una Pasqua sicuramente diversa. La crisi da virus ha bruciato centinaia di milioni, anche e soprattutto qui in Campania. Cosa resterà sul campo di questa emergenza, secondo lei? Allora, la Pasqua ha bruciato 450 milioni di euro di economie sulla nostra regione, che sono tanti, tanti, tanti soldi. È impossibile poterli recuperare. Qui ribadisco il concetto. Se veramente si tiene al nostro territorio, alla nostra regione, al sud d'Italia,
il governo nazionale e i governi regionali omettono veramente i soldi in tasca agli imprenditori, ai lavoratori, perché il momento che noi diamo l'avvio alle attività, dobbiamo avere la capacità di avere delle persone che abbiano di capacità economiche e disponibilità economiche per poter andare a spendere. Se noi teniamo i lavoratori che ancora devono ricevere la cassa integrazione, gli imprenditori che in Campania sono 597.000 che non hanno ancora ricevuto un centesimo, e le famiglie degli imprenditori che ovviamente vivono la fame come li sta vivendo il singolo imprenditore, quindi partite IVA, agenti di commercio, artigiani, imprenditori di ogni genere e di ogni tipo, in questo momento hanno grande sofferenza. Se facciamo partire le attività in questa condizione, ci sarà altra fame per tutti perché tutti non avranno soldi. Se invece viene fatto un piano nuovo, dove vengono messi i soldi in tasca alle persone, viene data la disponibilità economica per far ripartire le imprese, dovremmo avere una visione di tasse diverse. Io continuo a dire al governo nazionale come al governo regionale, non immaginate più di poter ricavare dalle imprese il 60% di tasse, perché se vogliamo far ripartire l'economia dobbiamo essere capaci, almeno per un paio d'anni, di tagliare le tasse almeno del 50%. Il 60% non lo si può più pagare. Immaginiamo di avere una tassa del 20-30%, di farla pagare a tutti, perché veramente una tassa del genere la devono pagare tutti. A quel punto potremmo rimettere in moto l'economia, perché tutto quello che avrebbe costo 100 potrebbe avere un costo di 80, di 70. E se ci sono uomini, imprenditori, lavoratori che hanno 100 euro in tasca, potranno fare più di un acquisto e quindi rimettiamo in moto l'economia. Così lo Stato inizia a incassare, gli imprenditori iniziano a vedere il ciclo del denaro. I fornitori iniziano a vedere la speranza che l'imprenditore si ha riacquistato il suo patrimonio economico, che è l'economia del territorio, quindi le risorse del territorio. A quel punto rimettiamo in moto tutto quello che deve essere l'economia. Ecco, un'ultima cosa, Presidente, lei da Presidente di Confesercenti Campania ha la responsabilità anche sulle province di Napoli, Avellino e Benevento, mi riferisco in particolare alle zone interne della Campania che già soffrivano di una crisi evidente per lo spopolamento di queste aree interne, per l'isolamento che si registra in alcune realtà. Ecco, adesso qual è la situazione, qual è l'andamento dal suo osservatorio, la sua analisi economica qual è? Sento quotidianamente i miei responsabili del territorio, anche lì a Benevento avete un ottimo presidente, un'ottima squadra di Confesercenti che sta cercando di assistere come meglio può, assistendoli, cercando di fare avere, come dire, quello che è possibile dalle camere di commercio, dai comuni. Veramente c'è una disperazione enorme. I nostri presidenti tutti i giorni ascoltano i loro colleghi cercando di trovare delle soluzioni. Noi abbiamo attivato un numero verde che quotidianamente riceve qualche migliaio di telefonate per avere risposte e avere interpretazioni delle varie leggi, perché ricordiamoci che di decreti e di leggi ne sono usciti tantissimi e quindi ovviamente non tutti gli imprenditori hanno facoltà e capacità di interpretare, di leggere, di stampare tutti questi documenti. Quindi un numero verde sta supplendo e dando assistenza agli imprenditori. Ovviamente abbiamo anche tanti imprenditori in grande difficoltà che sono nostri colleghi, i quali li abbracciamo, gli chiediamo di avere ancora un altro po' di forza, di stringere i denti. Questo momento passerà per tutti. Confesercenti proverà a non dimenticarsi di nessuno, soprattutto quelli più deboli, quelli che hanno maggiori difficoltà. Io vorrei ricordare a tutti che il commercio negli ultimi 10 anni già viveva una grande difficoltà. Anno per anno perdevamo pezzi di economia e pezzi di imprenditoria. Quindi in questo momento l'imprenditoria del territorio di Benevento, le 35.000 imprese di Benevento, vanno cautelate e salvate tutte. Noi di Confesercenti da solo non lo possiamo fare, abbiamo bisogno delle camere di commercio che ci diano delle soluzioni,
agli imprenditori che non sia altro indebitamento, ma che sia un'opportunità per potergli mettere in tasca dei soldi e farli iniziare a produrre. Perché se l'imprenditore produce, il comune, la regione, le camere di commercio incassano più soldi. È un atto di fiducia che le camere di commercio che hanno soldi e che la regione che ha la disponibilità e lì dove ci sono comuni che hanno la disponibilità devono fare sul tessuto imprenditoriale dei nostri territori che sono la bellezza delle nostre città, sono coloro che da sempre hanno tenuto decoro nelle nostre città, illuminano le nostre città, tengono belle le nostre città, li tengono vive. Noi Italia, noi Regione Campania, Benevento, Napoli, Avellino, Caserta, Salerno, senza gli imprenditori sarebbero città come tutte le altre al mondo. La bellezza dell'Italia è perché ci sono milioni di imprese che illuminano, tengono decoro alle città, tengono cura alle città e tengono anche salvaguardia nel territorio. Perché lì dove c'è un imprenditore, c'è una luce, c'è una persona che osserva, guarda, e questo fa stare anche più tranquillo il nostro territorio. Certo, allora per chiudere, Presidente, intanto speriamo chiaramente di voltare pagina quanto prima da questo punto di vista, guardando proprio alla prospettiva, alla cosiddetta fase 2, lei come se la immagina? Lei sostanzialmente ha detto che sono inutili le riaperture a singhiozzo, perché? Sono inutili le aperture a singhiozzo perché se per decreto i cittadini devono stare a casa e quindi fino al 3 maggio devono stare a casa. Allora, che senso ha che apriamo piccole attività? Se apriamo delle edicole, se apriamo, non le edicole, se apriamo delle librerie, se apriamo dei negozi per i bambini, ma poi nessuno ci può andare perché per decreto devono stare a casa. Che senso ha che quell'imprenditore faccia l'eroe ancora una volta a scendere, ad attivare la sua attività e quindi spenderà dei soldi, a pagare luce, a pagare servizi, a pagare forse se ce l'ha un impiegato? Per fare che cosa? Per trovarsi con pochi spiccioli o non guadagnare nulla. Io credo che sia necessario avere una visione completa. Preferibile più rimanere altri 10 giorni, 15 giorni a casa, ma far ripartire il nostro territorio in maniera coesa e forte. Dobbiamo debellare il virus? Perfetto. Ci avete detto che dobbiamo stare a casa? Non ci sono problemi, staremo a casa. Ma non ci mettete per strada a fare gli eroi di un qualcosa dove ci date la responsabilità nelle nostre mani, perché aprire un'attività e non incassare dei soldi, roviniamo ancora di più quell'imprenditore. È preferibile che rimanga a casa e quando ci sono economie nelle tasche delle persone, nelle tasche degli imprenditori, si aprono le attività e creiamo delle azioni che possono avere maggiore appeal sulle persone. Se le persone dovessero ritrovarsi a pagare meno tasse, meno IVA e quindi un prodotto costasse la metà, probabilmente se hanno 1.000 euro in tasca li vanno a spendere a beneficio dell'imprenditore, a beneficio dell'economia, a beneficio dei comuni che incassano le tasse, a beneficio della regione. Quindi è questa l'azione che dobbiamo inventarci. Sediamoci a tavola, abbiamo chiesto alla regione. Iniziamo a studiare, a scrivere quello che deve essere il futuro dell'economia del nostro territorio, a beneficio di tutti e non solo di qualcuno. Oppure a danno di qualcuno che poverino lo facciamo aprire e magari stanno tutti a casa e questo poverino non fa altro di aggravarsi di altre spese. I commercianti non sono più quelli di 30 anni fa che hanno tanti soldi che possono rimanere chiusi anche 3 mesi e farsi vacanze per 3 mesi. Il commerciante di oggi, l'imprenditore di oggi, è un imprenditore che purtroppo vive la giornata perché paga troppe tasse e non ce la fa a risparmiare nulla. Valutazioni senza dubbio condivisibili. Grazie, grazie Presidente Vincenzo Grazie a Schiavo, voi per il Presidente di lavoro che fa. Confesercenti, Campania e Grazie mille, Molise. grazie, arrivederci. Grazie. Allora abbiamo concluso. Io ringrazio come sempre il regia Aldo Fenizia e grazie naturalmente ai telespettatori del canale TV 696. Arrivederci.